Marco, è un piacere poterti chiedere un contributo per la nostra radio. Intanto un ringraziamento. Hai delle collaboratrici fantastiche con le quali è un piacere lavorare. Un'agenzia splendida, Red and Blue, e tanti artisti che arrivano ai nostri microfoni. Quindi grazie per il lavoro che fate. Qui a Sanremo con 50 artisti di spalla. Abbiamo appena ascoltato in Sala Mango qui al Palafiori la presentazione di questo libro che è indispensabile leggere per noi che facciamo radio e che raccontiamo la musica degli artisti. Come ti è venuta quest'idea, Marco? Ma è venuta in realtà su insistenza del mio amico nonché autore Franz Campi, che in passato aveva scritto artisti e aveva scritto testi importanti come Banane e Lampone o altri testi per Pierangelo Bertoli e altri artisti, e lui insisteva perché leggeva queste cose che io scrivevo su Facebook e sugli altri social, ma che a me divertiva così raccontare, perché erano un po' lo spirito e il sunto di una giornata di lavoro passata fianco a fianco con questi artisti così importanti col quali ho avuto in questi anni il privilegio di poter collaborare. E quindi mi ha massacrato le palle fino a che non sono stato costretto a pubblicare questo libro di aneddoti. Sono 50 racconti che potrete leggere molto velocemente, perché non è che io abbia scritto Il nome della rosa di Umberto Eco, e ho pensato che potesse essere una buona occasione unire questa operazione ad uno spirito benefico, e da qui ho preso la decisione di destinare tutto quello che è un potenziale ricavato dalle vendite di questo libro all'Associazione Genitori di Oncologia Pediatrica dell'Ospedale Sant'Orsola di Bologna. Solo una curiosità te la vorrei chiedere: stasera si esibirà tra gli ospiti del festival Laura Pausini. Un suo aneddoto, ce lo regali? Ma guarda, io non ho mai avuto il privilegio di poter lavorare con Laura, però mi ricordo che quando collaboravo con Lucio Dalla al disco Enna, non essendo ben convinti su quelle che dovessero essere le scelte del primo singolo, passavamo notti interminabili nel 92 alla pizzeria Napoleone a Bologna, e qui c'era una ragazza che con suo padre faceva piano bar, ma era talmente brava che spesso dovevamo sospendere le nostre discussioni di lavoro per ascoltarla. E lei aveva questo intercalare bellissimo, molto romagnolo, dove diceva: ancora una canzone poi vado, che domani devo tornare a scuola. Dopodiché Lucio le disse: guarda, secondo me tu hai un futuro perché sei troppo brava. Quello stesso anno lei si iscrisse a Sanremo e vinse con La solitudine. Senti, sei qui a Sanremo con Irene, è carica? Irene Fornaciari è un'artista straordinaria che io sto conoscendo piano piano, perché è il primo anno che collaboro con lei. Ha una parentela molto importante, anche un filo ingombrante, e si sa che quando un artista cerca di percorrere la propria strada, da una parte può essere agevolato, ma da un'altra parte può essere un po' così poco agevolato dal fatto di questa parentela così ingombrante. Sicuramente lei rivendica, e non ha torto secondo me, un ruolo all'interno di questo panorama, e ha un tasso di talento decisamente superiore alla media, e credo che questa sera lei lo metterà in mostra, perché è veramente molto brava. E noi sappiamo che è sicuramente in buone mani, per cui buon lavoro, Marco, e posso chiederti un saluto per gli ascoltatori di Radio Levanto, RLV. Ciao amici di RLV, Radio Levanto, sono Marco Stanzani, vi abbraccio e spero che ascoltiate sempre la buona musica di questa ottima radio.